Omelia di Monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, alla Santa Messa nella parrocchia di Maria Regina Mundi a Nichelino, 11 settembre 2022. Buon ascolto. Qualcuno ha commentato e detto che le tre parabole che sono racchiuse nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, quella della pecora smarrita e ritrovata, quella della moneta perduta e ritrovata dalla donna, quella del figlio perduto che viene ritrovato con grande gioia dal padre, qualcuno ha detto che queste tre parabole rappresentano un Vangelo dentro il Vangelo. È infatti evidente il tema che le caratterizza tutte. Il tema è la misericordia. Ma è altrettanto evidente chi sia il soggetto di questa misericordia. Colui che va in cerca della pecora perduta, la donna che cerca la moneta che ha smarrito nella casa, il padre che aspetta la venuta del figlio con pazienza, non è nient'altro che Dio. E infatti Gesù racconta queste tre parabole dopo che lo criticano del fatto di accogliere e stare in compagnia dei peccatori e dei pubblicani. Come è possibile che tu che parli a nome di Dio, che pretendi di rappresentare Dio, stai con i peccatori e i pubblicani? Non sono i peccatori e i pubblicani i più distanti da Dio. Gesù racconta questa parabola dicendoci chi sia in realtà questo Dio. È il Dio della misericordia. È colui che quando si rapporta agli uomini esprime un cuore aperto alle miserie e ai miseri, tanto da poter dire che la misericordia non è un orpello o uno dei tanti aspetti di Dio, ma è ciò che lo caratterizza intimamente nel suo venire incontro agli uomini. Ha detto molto bene Papa Francesco: la misericordia è la carta di identità di Dio. Dio annunciato e portato da Gesù è il Dio misericordioso. Però dobbiamo essere molto onesti. A forza di ascoltare queste parabole, rischiamo di non coglierne più la novità dirompente che c'è in esse. Quale logica esiste nel fatto che un pastore che ha 100 pecore e ne perde una soltanto, lasci le 99 nel deserto pur di andare a trovare quell'una? Non c'è nessuna logica. Nessun pastore umano farebbe così. È talmente vero che un Vangelo apocrifo, cioè un Vangelo non riconosciuto dalla grande Chiesa nell'antichità, quello di Tommaso, dice e racconta questa parabola così: il pastore andò in cerca della pecora perduta perché era la più grassa. Quasi a dire che ci va un motivo per lasciare 99 pecore da una parte e concentrare tutte le attenzioni in quell'unica pecora. Qual è il motivo? Dice il Vangelo apocrifo di Tommaso: era la più grassa, la più redditizia, la più bella. Ma il Vangelo di Luca non dice così. Dice semplicemente che è una pecora. Ed è qui che si manifesta tutta la novità, il Vangelo, racchiuso nelle parole e nell'opera di Gesù. E potremmo esprimere così: ciascuno di noi, agli occhi di Dio, è unico e irripetibile, ma soprattutto ciascuno agli occhi di Dio è insostituibile. E ancora, ognuno di noi è visto da Dio come qualcuno che non coincide con gli atti che compie, ma come una persona che è sempre infinitamente più grande
di tutto quello che può fare nel bene, ma anche nel male. Io non sono il male che ho fatto. E Dio, quando mi guarda come qualcuno che è più grande anche del male che ho potuto commettere. Per questo mi guarda con fiducia e mi guarda con speranza. E qui il Vangelo, e qui la bella notizia di Gesù Cristo. Io sono unico e insostituibile davanti a Lui. Ognuno di noi è unico e insostituibile davanti a Lui. E se riuscissimo a far scendere in profondità questa certezza, sono certo che troveremmo la pace. Noi viviamo in un mondo molto competitivo, a cominciare dalla scuola materna, dove non basta essere, ma bisogna sempre essere i primi. E allora cresce in noi un'ansia infinita da prestazione, che non ci togliamo più, e soprattutto nascono le esclusioni, perché uno è primo e gli altri non lo sono. Un disastro. Agli occhi del Dio della misericordia, e questo è il Vangelo, non importa essere primi, ma importa essere. Il fatto che siamo è ciò che fa sì che Dio si prenda cura di me. E da questo nasce la pace. Così come nasce la pace dal fatto di sapere che posso aver fatto tante cose molto belle, posso essere qualcuno dal punto di vista delle cose che faccio, un medico, un infermiere, un operaio, un ingegnere, un vescovo, un prete, ma non è questo ciò che rappresenta la più profonda identità. Così come posso aver commesso degli errori e anche dei peccati, persino gravi. Ma non è lì la mia più profonda identità, perché quando Dio mi guarda come una persona che è infinitamente più grande delle mie azioni, che siano buone o che siano cattive. Quando ci lasciamo guardare così da Dio, proviamo la bellezza del Vangelo e possiamo cominciare a diffondere questa bellezza del Vangelo ovunque, a cominciare dalla Chiesa, perché dobbiamo dircelo, spesso anche nella Chiesa noi non ci guardiamo così, ci guardiamo con occhi di competizione, ci guardiamo con occhi che sono capaci di vedere il peccato del fratello, ma non il fratello che è più del peccato. Ecco, mi piace molto che questa parola sia la parola nella quale Don Alberto diventa il vostro parroco. Perché una comunità cristiana, se è cristiana e ha fatto l'esperienza del Dio della misericordia e dunque del Vangelo, dovrebbe guardare a tutti, a cominciare dal suo parroco, con questi occhi. Con gli occhi di chi è capace di dirgli, guarda che la cosa più bella è che tu ci sia, guarda che tu rimani sempre più importante di tutto ciò che farai. Qualcosa, spero molto, sarà bellissimo, qualcos'altro capita, anche ai preti, sarà un fallimento. Ma mi piace pensare, allo stesso modo, che tu, Don Alberto, guarderai ciascuno di loro con questi occhi. Perché hai fatto l'esperienza della misericordia di Dio e saprai che è bello vedere gli altri così, con lo stesso sguardo di misericordia, e sa cogliere l'unicità di ciascuno, l'insostituibilità di ciascuno, che saprà dire sempre a tutti e a ognuno: tu sei più grande di tutto ciò che hai fatto, per questo ho fiducia in te, per questo ho una grande speranza per te.